Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un altro video sulla lettura delle carte rovesciate. Sul mio canale c'è già un video in cui tratto questo argomento, però quel video era molto generale e mi limitavo semplicemente a dirvi come la penso io riguardo alla lettura delle carte rovesciate. Quindi se non avete visto quel video, io vi invito ad andare a vederlo. Siccome però ci sono tantissime persone che vogliono imparare la lettura delle carte rovesciate o comunque vogliono sperimentare nuovi metodi con le carte rovesciate, ho pensato di fare questo video per suggerirvi alcune varianti di interpretazione con le carte rovesciate che secondo me possono essere interessanti e trovare comunque un arricchimento poi nella stesura. Io, come vi dicevo nel video precedente, non ho l'abitudine di leggere le carte rovesciate. Ovviamente qualche volta l'ho fatto, però non è una mia abitudine. Se però decidessi di leggere le carte rovesciate, sicuramente lo farei nel modo che vi sto per andare ad illustrare. È un metodo che secondo me arricchisce il significato della stesura qualora appunto si vogliano usare anche le carte rovesciate. La prima cosa però da tenere presente è che quando voi leggete le carte rovesciate avete un significato in più, quindi praticamente i significati delle carte raddoppiano. Secondo me questo può rischiare anche un po' di andare a confondere, ma se voi volete utilizzare questi significati in più, potete sicuramente avere maggiore arricchimento da quella stesura se andate ad interpretare la carta guardando non tanto il significato stesso della carta, ma la qualità del suo significato. Questo è un concetto che non è assolutamente semplice, quindi diciamo che non è adatto ai principianti. Quindi questo video è rivolto ovviamente a tutti, come sempre, io cercherò di spiegarmi nel modo più semplice possibile, però è una tecnica avanzata. Quindi se siete principianti, magari provate a svolgerla prima su voi stessi e solo quando avrete acquisito un po' più di sicurezza sugli altri, perché è una tecnica un po' difficile, diciamo. Io vi propongo quattro varianti di lettura. La prima consiste nell'individuare una qualità inespressa. Questo significa che quando voi avete la carta dritta, questa ha dei significati particolari. Quando quella carta esce rovesciata, anziché dargli un altro significato completamente diverso o in alcuni casi addirittura opposto, prendete sempre lo stesso significato, ma andate ad individuare in quale di quelle caratteristiche c'è una qualità che non è stata espressa. Questo può accadere perché magari il consultante ha delle qualità che sono ancora in via di sviluppo, magari se si tratta di lavoro, ad esempio, si sta formando, sta facendo una formazione, quindi le qualità ci sono, però fa ancora fatica ad esprimerle e a metterle sul campo. Questo è solo un esempio, ovviamente. Però in tutte le carte ci sono comunque delle qualità, delle caratteristiche positive o negative che magari non vengono espresse appieno e la carta rovesciata può aiutare in questo caso ad individuarle. Ad esempio, se il consultante ci chiede qualcosa che riguarda l'amore, potrebbe uscire una carta che ha un significato positivo, quindi di armonia, di buona riuscita, e in questo caso l'interpretazione potrebbe essere che anche se il rapporto è promettente, comunque ci sono delle buone speranze che funzioni alla grande, però il consultante è ancora chiuso magari in determinate espressioni di determinati sentimenti e quindi le qualità di questo rapporto ancora non sono sbocciate. Ovviamente è solo un esempio perché, come vi dicevo, è una tecnica avanzata, quindi bisogna stare molto attenti a non prendere fischi per fiaschi, insomma. La seconda variante consiste nell'individuare una qualità repressa, quindi una qualità che c'è, che esiste, che è presente nel consultante, ma che per qualche motivo il consultante tiene inibita, quindi tiene bloccata dentro di sé, perché magari ha paura, perché pensa di fallire, perché magari non si sente sicuro e quindi questa qualità che esiste, viene tenuta, diciamo, dentro di sé e non viene, portata allo scoperto, quindi in quel caso è repressa. La differenza fra qualità inespressa e qualità repressa, può essere sottile, però esiste, perché la qualità inespressa è una qualità che il consultante sta cercando comunque di portare avanti, è
consapevole di avere e magari sta anche lavorando per svilupparla, ma ancora non riesce ad esprimerla a pieno. Invece la qualità repressa è un qualcosa che il consultante a volte non è neanche tanto consapevole di avere, o comunque se ne è consapevole la tiene volontariamente chiusa dentro se stesso, perché magari ha proprio paura ad esprimersi. Quindi è un, diciamo, un significato simile ma molto diverso, quindi attenzione, per quello dicevo che è una tecnica avanzata, perché bisogna anche avere in mente quali sono le differenze tra queste cose. La terza variante consiste nell'individuare un'energia che è in esaurimento, quindi magari ci sono delle situazioni in cui il consultante ha un'energia che magari in qualche modo ha sempre funzionato, ma che si sta esaurendo, perché magari è stanco di una determinata situazione, quindi magari continua ad andare avanti un po' per abitudine, ma in realtà ci sono dei segnali di esaurimento, quindi una cosa che sta per finire, che comunque magari non è più motivato a fare. Quindi insomma una serie di significati di questo genere. E la quarta variante consiste nell'individuare un desiderio inespresso. Ci possono essere delle cose che la persona desidera, ma che per qualche motivo non ha detto a nessuno e si rifiuta anche magari di ammettere che desidera quelle cose. A volte si rifiuta magari anche di ammetterlo con se stesso, perché magari sono dei desideri che portano poi allo sviluppo di determinati conflitti. Mettiamo il caso di una persona che magari è sposata e desidera segretamente un'altra persona. In quel caso magari potrebbe rifiutarsi di ammetterlo, perché se lo ammettesse verrebbe fuori un conflitto che poi magari gli andrebbe a creare un sacco di problemi emotivi, conflittuali, sensi di colpa, eccetera. Quindi magari quel tipo di desiderio lui non lo vuole esprimere, non lo vuole ammettere. Ovviamente quando ci sono queste cose nelle carte rovesciate dovete comunicarle sempre con estrema delicatezza, perché comunque non sapete poi la persona come potrebbe reagire, come potrebbe sentirsi se voi lo smascherate e comunque gli fate vedere che avete capito, ad esempio, che ha un desiderio inespresso che magari neanche lui voleva ammettere. Quindi andateci sempre molto con i piedi di piombo. Queste quattro varianti, come avrete capito, vanno un pochino a compensarsi, quindi la carta dritta significa una cosa e la carta rovesciata significa la cosa opposta, ma non nel significato stesso, ma bensì nella qualità del significato. Vi faccio una piccola scaletta riassuntiva in modo che vi sia chiaro e in modo da cercare di trasmettervi il meglio possibile quello che intendo. La prima variante parlava di una qualità inespressa, quindi possiamo metterla così: la carta dritta è una qualità espressa e la carta rovesciata è una qualità inespressa, però non è la qualità opposta, è sempre la stessa qualità, solo che in un caso è stata espressa e in un caso invece non è stata espressa. La seconda variante parlava di una qualità repressa, quindi in quel caso la carta dritta potrebbe significare che la persona si sente libera e con la carta rovesciata che la persona si sente repressa. Quindi sempre nella stessa cosa, nello stesso significato, ma in un caso lo vive liberamente e invece nell'altro caso non lo vive liberamente perché appunto lo reprime. La terza variante parlava di una qualità in esaurimento, quindi ci può essere una qualità che nel caso della carta dritta è presente e funzionante alla perfezione, invece con la carta rovesciata è una qualità in esaurimento che comincia a non funzionare più. Quindi lo stesso significato visto però da due angolazioni diverse. In un caso è presente, vitale, energico e nell'altro caso è in esaurimento, stanco e sulla via comunque della fine, diciamo. La quarta variante parlava di un desiderio inespresso, quindi la carta dritta esprime un desiderio che è tranquillamente rivelato e ammesso, invece la carta rovesciata è un desiderio che il consultante comunque non vuole ammettere di avere e che comunque non vuole esprimere. Quindi magari il desiderio è lo stesso, però in un caso viene tranquillamente riportato anche ad altri, invece nel caso della carta rovesciata non viene assolutamente raccontato a nessuno, il consultante se lo tiene per sé, quindi è qualcosa di segreto. Queste sono le varianti base e quelle anche magari un pochino più semplici da mettere in atto, però diciamo che i cartomanti esperti
possono andare a creare delle coppie di opposti che loro stessi si vanno, diciamo, ad inventare, tra virgolette, nel senso che anziché usare queste quattro varianti possono crearne altre e possono essere veramente infinite. Ci possono essere dei casi in cui un consultante si crea delle coppie di opposti, magari su un qualcosa che ha a che fare il tipo di influenza che la persona ha sugli altri, quindi un'influenza forte, un'influenza debole, oppure altre coppie di opposti, come ad esempio un amore duraturo oppure un amore che finisce subito. In alcuni casi addirittura, e qui però diventa veramente molto più avanzato, però in alcuni casi si può parlare di conscio ed inconscio, quindi un qualcosa di cui il consultante è consapevole e un qualcosa di cui il consultante non è consapevole. Però attenzione, perché quando si parla di conscio e inconscio veramente andiamo sul difficile, perché è veramente molto molto complesso come argomento. Tenete comunque presente che in linea generale, proprio per dirvi due cose assolutamente di base, quando il consultante ha una qualità di cui è consapevole, quindi una qualità che è presente nel conscio, ok, perché ne è consapevole, magari la gestisce anche in un certo modo. Quando il consultante ha una qualità che è nell'inconscio, quindi di cui non è assolutamente consapevole, dobbiamo tenere presente che il fatto che lui non ne sia consapevole non significa che quella cosa non esista. Quindi magari lui non ne è consapevole, però quel tipo di caratteristica influenza comunque la sua vita quotidiana. Quindi in questo caso la lettura diventa veramente molto complessa, perché bisogna trovare il modo giusto di comunicarglielo e soprattutto di farglielo capire in modo che gli sia utile. Quindi diciamo che la coppia di opposti conscio inconscio con i tarocchi diventa molto molto complicata. Però se siete degli esperti e comunque utilizzate spesso delle tecniche avanzate, potete allora provare una lettura di questo genere con le carte rovesciate. Poi ci sono veramente tantissime varianti. Ci può essere la variante della realtà e dell'immaginazione, quindi un qualcosa che esiste nella realtà e un qualcosa che invece esiste solo nell'immaginazione, nella fantasia del consultante. Come vedete, ci sono veramente milioni di variabili che si possono mettere in atto con questa tecnica. Però, come vi dicevo all'inizio del video, tenete presente che è una tecnica avanzata, però se siete curiosi di provarla e comunque vi piace l'idea delle carte rovesciate, potete provarla magari con una lettura che fate a voi stessi, così vi allenate, prendete un pochino confidenza con la tecnica, con l'intuizione, con la coppia, con le coppie di opposti che vi ho nominato, e potete in qualche modo assumere poi più sicurezza e poi chissà, magari in futuro farlo anche ad altre persone. Bene, queste sono le tecniche e le varianti che io vi propongo con le carte rovesciate. Ovviamente non sono stata io ad inventarle, queste tecniche esistono da tempo, io ho solo deciso di fare il video per raccontarvele e per proporvi l'utilizzo di queste tecniche, di queste varianti con le carte rovesciate, però non è assolutamente una cosa che ho inventato io. Tuttavia sono curiosa di sapere cosa ne pensate e se vi piace questa idea, questo tipo di tecnica e di variante. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.